Buonasera a tutti, io sono Gaetano Cesarano e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale leader in Europa. In leggera perdita le borse d'oltreoceano. A Wall Street l'S&P 500 segna meno 0,21%, mentre Nasdaq staziona poco sotto la parità a meno 0,05%. Al contrario, Eurostoxx 50 si muove in territorio positivo a più 0,31%. Positivi anche gli indici asiatici, con Nikkei e Hang Seng rispettivamente a più 1,94% e più 1,7%. Le principali piazze finanziarie europee chiudono con dati leggermente superiori alla parità. Londra segna il miglior risultato della giornata, con più 0,42%, seguita da Parigi, più 0,26%, e Francoforte, 0,14%. Piazza Affari, nonostante un'apertura in rialzo, chiude la seduta a meno 0,12%. Una cautela dovuta anche all'attesa per l'evento principale di oggi, ovvero la riunione della Fed, che si concluderà questa sera con le indicazioni in materia di politica monetaria e per le quali il mercato si aspetta un rialzo di 25 punti base. Sul listino milanese, ottima performance per Iveco, 3,98%, e Leonardo, più 1,71%. La società aerospaziale ha annunciato di aver ottenuto nuovi ordini da Medio Oriente, Asia, America ed Europa, per un valore complessivo di circa 470 milioni di euro. Allo stesso modo, Amplifon segna più 1,45%, Nexi più 1,36%, bene anche Moncler 0,79% e Ferrari con più 0,45%. I titoli bancari hanno avuto un andamento altalenante, mentre Fineco segna più 0,82%, andando ai peggiori del FTSE MIB, vediamo che i titoli bancari, con un andamento altalenante, segnano ribassi per Banco BPM, meno 2,66%, e BPerBanca, con meno 1,43%. In calo anche A2A, meno 2,05%. Andando al completo, ottime performance GVS, che chiude a più 13,66% dopo la diffusione dei dati di bilancio 2022. Dati positivi anche per Emac 7,1%, AF 6,32%, Rizzoli Media Group 6,07% e Mondo TV, che dopo il tracollo di ieri, dove aveva segnato meno 50% e un eccesso di ribasso durante questa mattina, chiude la seduta con più 5,9%. Negativi invece gli indici per Euquedos, meno 7,48%, San Lorenzo, meno 5,99% e Risanamento, meno 5,58%. Scasso interesse del mercato invece per l'accordo firmato da Telecom Italia, che chiude in perfetta parità dopo l'annuncio di un accordo per 2000 uscite volontarie. Da Money.it è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata!